Hello, Adele. Hello, everybody. Adele. Wow. Yeah. Hi, everybody. Hi again. Allora, yeah. You. Again, yes. Stiamo salutando. Again. Marcello. Oh, hi, Tendo. Yeah. È in corso. Possiamo partire. Allora, Marcello, in inglese puoi dire tranquillamente attendo che legga in un luogo sacro e poi tu leggi in un luogo sacro, ok? Quindi... Ok. Oh, tu dopo mi mandi le poesie di Adel? No, no, non c'è bisogno perché quelle le legge Vito che sta guardando. Ah, perfetto, ok. We can start. And yeah. So, Tendo, when you want... You can start your poetry. Okay. Senaruchini. Yami no naka ni kotoranu kotoba no hibiki tobikau kuroi curtain de dozasareta basu wa 世界からの観光客で満席前後ジープで挟んだ隊列は砂ぶくり舞い上げアブシンベル神殿へヘッドライトの明かりだけを頼りに道なき道をエンジン音を響かせ疾走していくこの砂漠で車が故障したら死に至るのでディープが帯同しているのだとスペイン語を話す乗客の声朝3時半起床4時5分前部屋の扉の前に届けられた朝食用のバスケットを持ちフロント前にここはアスワンナイル川のほとりに立つオールドカタラクトホテル推理小説家アガサ・クリスティの常宿レストランで知り合ったハンブルグ在住のドイツ人夫妻と共にホテルの玄関前でバスを待つ影は一つも動かず野犬の遠吠えを聞き古代からの静寂と石爆感とを味わう出発して5分通過する車両すべてが停止させられ検問は車両番号と人数チェック動き出したバスの黒いカーテンの隙間から漆黒の砂漠の地平線に太陽が一本のシートの線を引くのを初めて見た糸が太くなるにつれて車内の気温が上昇いくら走っても走っても見渡す限り砂ばかりの地平線を横目に眺めながら走り続ける車に今まで一度も乗ったことがない。いつの間に寝たのかバスは止まり、腕時計は9時半、帽子とサングラスとを身につけ、大衆の強い白人たちに続いてペットボトルを手に持ち、灼熱の砂漠の踏み固まった道を歩き出した。1964年から4年余り、新しいアスワンデム建設のために魂が宿る巨岩を切り分けされ移築されたアブシンベル大神殿正面に4体のラムセス2世像の横に招くように開け放たれた扉その先には何があるのか誰にも咎められずパイプ階段を上り詰めるとそこは鉄筋で組まれた神殿天井ドームの仏のないのを確かめ静かに声を打ち込み始めたしかしいくら打ち込み始めても答えは返ってこないただの空の器この場に移籍された大神殿には古代の神々の聖なる偉大な力はどこにもないと今まで気がつかないのは誰も声を打ち込まなかったから突然大神殿の前にエンジン音を響かせた客船が姿を現し乗客船が
手を振りながら消えていく。あの船はどこから来てどこへ行くのか、日本の旅行案内書のどこにも書いていない。頭上の輝く日の下、遮るものは何もなく、乗客の誰もが無音のままバスに乗り、ひたすら来た道を車列はアスワンに戻る。強く照り返す砂漠の遥かに見える地平線の先、突然オアシスオアシスと同乗の若いヌビア人ガイドが叫ぶ。寝ていた乗客たちは停車した車から我先にと熱い砂地に降り立つ。遠くにおぼろげに見える家々を指さし、ミラージュミラージュと口々に叫ぶ。これが噂の蜃気楼なら、水中に沈まれた神殿を見せてくれと、車中ただ一人のアジア人はつぶやいた。Ci siamo? Sì, Marcello, tu. Allora io. E perché c'è Vito che ha qualche problema, dice che gli dà lo schermo nero. No, ci sono, ci sono. Ah, sei entrato, bene. Sì, sì. Perfetto, allora c'è Marcello che legge la prima di Tendo, sta per leggere. In un luogo sacro, dentro le tende nere, chiuse e svolazzanti, risuonano nell'oscurità lingue diverse, nel bus pieno di visitatori da tutto il mondo. Con due jeep all'inizio e alla fine, la nostra processione danza attraverso il deserto, verso il tempio di Abu Simbel, correndo lungo una strada inaffidabile, illuminata solo dai fari. Un crollo nel deserto sarebbe mortale. Ecco perché sono arrivate anche le jeep, ha detto un passeggero in spagnolo. Mi sono alzato alle 3:30 del mattino. Alle 4:05 arrivò un cesto con la colazione e l'ho portato nella hall dell'hotel. Aswan, l'hotel vecchio cataratta, dove alloggiava Agatha Christie sulle rive del Nilo. Ho aspettato l'autobus all'ingresso con una coppia tedesca di Amburgo che avevo incontrato al ristorante. Non un'ombra si mosse fuori. L'ululato lontano dei cani selvaggi, un silenzio e desolazione antichi. 5 minuti dall'inizio del viaggio il convoglio si fermò. Sono state controllate le targhe e il numero dei passeggeri. Una volta ripreso, attraverso le tende nere ondeggianti, ho colto il primo assaggio del sole che getta un filo vermiglio oltre l'orizzonte del deserto nero come il jet. Man mano che il filo diventava spesso, la temperatura iniziò a salire. Continuavo a lanciare sguardi obliqui fuori dalla finestra, ma non importa quanto siamo andati lontano, non c'era altro che sabbia lungo l'orizzonte. Mai, prima d'ora, ero stato su una tale guida. Stavo dormendo. Improvvisamente l'autobus si fermò. Le 9:30, diceva il mio orologio da polso. Mi metto cappello e occhiali da sole e con una bottiglia di plastica in mano ho seguito fuori i turisti puzzolenti di sudore. Un passo su un sentiero ben consumato attraverso il deserto incandescente.
il grande tempio di Abu Simbel. Per più di 4 anni, a partire dal 1964, le rocce che ospitavano le sue anime furono fatte a pezzi e si è mosso per far posto alla nuova diga di Aswan. In piedi, di fronte, c'erano 4 statue di Ramses II e, accanto a loro, una porta aperta invitante. Cosa troverei dentro? Indisturbato, salii le scale di tubo metallico, trovandomi all'interno di una cupola di travi d'acciaio che teneva alto il tetto del tempio. Assicurandomi che non ci fosse nessun altro, ho cominciato a gridare piano piano, gettando la mia voce all'interno. Ma per quanto mi sforzassi, non c'è stata risposta all'interno del vaso vuoto. Mi sono trasferito in quel punto nel grande tempio che aveva perso il grande sacro potere degli antichi dei. Forse nessuno li aveva chiamati e nessuno se n'era accorto affatto. Improvvisamente ho sentito un motore, una barca apparve davanti al tempio. I turisti stavano salutando mentre avanzavano. Da dove venivano? Dove stavano andando? La guida giapponese non aveva niente da dire. Il sole splendeva in alto. Sotto non c'era niente che interrompesse i suoi raggi. Tutti i turisti sono saliti a bordo dell'autobus in silenzio e il convoglio tornò ad Aswan, lungo lo stesso percorso da dove era venuto con tanta cura. Al di là del deserto, brillantemente riflettente, l'orizzonte lontano e oltre. Un'oasi! Un'oasi! Improvvisamente gridò la nostra giovane guida nubiana. L'autobus si fermò e i passeggeri addormentati si riversarono fuori nella calda sabbia del deserto, spingendosi l'un l'altro da parte, indicando le case appena visibili in lontananza. Hanno gridato tutti insieme: «È un miraggio! Un miraggio!» Vecchi racconti parlano di miraggi formati dalle bollicine che salivano dalle grandi vongole in mare. Se era questo, allora mostrami il grande tempio sotto il mare, sussurrò l'unico viaggiatore asiatico ancora seduto all'interno. Bene, adesso. Grazie. Adesso Tendo legge un colore intenso. Me lo dici, per favore? Sì. Omotai iro. Omotai iro o shita kusui ga mou miete kuru hazu datta. Furi kasanatta abamizu ga teichi no suna ji o egutte ためられた貴重な貯水。しかし今目の前にはただ巨大な穴、獣たちのおびただしい白骨が積み重なり放置されたまま、あの重たい色をした濁水もこの激しい日差しが続く日々の下で消えている。見渡す限りこの荒野、獣たちは飲み水をどこで得ることができるのか。歓喜の砂漠の中、動くものは何一つ見えない。人はどこで渇きを癒すことができるのか。濁っていてもいい。水が欲しいのだ。この赤い砂漠の中では。
Vai Marcello. Marcello. Un colore intenso. Da adesso avremmo dovuto essere in grado di vedere uno stagno di acqua dai colori intensi. Una piscina impagabile, raccolto in un punto basso nella sabbia, scavato dalla pioggia ripetuta. Ma tutto quello che vedo è un buco gigantesco riempito con una pila di innumerevoli ossa bianche di animali abbandonati. Anche l'acqua fangosa dai colori intensi è scomparsa sotto il continuo assalto di giorni di sole. Nient'altro che terra desolata in ogni direzione. Dove trovano l'acqua gli animali e bere in tutto questo? Qui, nel deserto, durante la stagione secca, non una sola cosa si muove. Forse, dove possono gli esseri umani placare la loro sete? Non importa se è fangoso qui, in questo deserto rosso, abbiamo bisogno semplicemente di bere. Grazie. Grazie Marcello. Grazie Marcello. Allora, scusami Vito, prima di continuare, dovresti chiedere, attendo perché l'ho persa, di mandarti una poesia in giapponese per la foto. Poi non c'è bisogno che gli dici per la foto, ma di mandare, far mandare a te la poesia, anche questa qui, un colore intenso, che poi prendiamo qualche pezzetto, va bene? Glielo dici? Ok. Tendo. Yeah. Yes. Beppe ask if you can send one of these poems in your original language, in Japanese. Mm-hmm. You can send via email to Beppe. Ok, with the text in original language, in Japanese. Ok. Benissimo. Okay. Thank you. Prima di andare avanti, però, volevo dire che poco fa non mi ricordo se c'era sia Nora che Roberta, che il 3 giugno la libreria fa 30 anni e la mia attività ne fa 46. Quindi avevo invitato solo Fabiola, ma siccome Marcello ha comprato ancora dei letti e ha una casa grande, quindi Roberta, dove sei? Se vuoi, sei invitata anche tu. E dico a Nora, non è collina là, cioè non è aperta campagna a casa mia, però sto in periferia abbastanza tranquilla. Stiamo in due vicolette dove non passano autobus, quindi Nora, potrebbe essere anche per te una vacanza. Inoltre Nora, sinora, ti chiedo di non impegnarti per i giorni 23 e 24 perché sarò in Sardegna. In questo mese? No, agosto, 24 agosto, lo so che c'è ancora lontano, ma noi viviamo a lungo, per cui facciamo dei progetti molto, molto lunghi, va bene? In pratica è saltato tutto, ho detto di questo mese, deve esserci stato un problema di connessione. Il 24 agosto, e siccome, siccome noi anzianotti non andiamo in motocicletta come diceva in una poesia Ivan, giusto, quindi può essere che cambiamo a lungo. Allora, Vito, potresti ora chiedere ad Adel, che aveva un problema col suo emirato, che ci manda un po' di benzina? Adel, you can send us gasoline, oil, petrol for the car. Okay. Now we have the petrol, our petrol more expensive than ever. Allora, leggi. È troppo caro, ha detto. Il poeta in guerra, e poi la leggi tu. Allora. No, non è il poeta in guerra, è giocando con il diavolo. Giocando con il diavolo. E li sbaglio tutti da un po' di tempo. Okay, Adel, you can read your poem Playing with the Devil. All right, good.
اللعب بالشيطان لو يهدأ الشيطان لو يستريح للحظة ساحبا نفسا عميقا نقيا لو ينتهي الدخان الأسود من نفسه لو يميع الحقد من قلبه الناري وينفرج فمه لأول مرة بطيف ابتسامة لكانت هذه اللحظة نعيما لكل البشر فيها يرمي المتحاربان أسلحتهما الثقيلة ويتعانقان ويحل حمام السلام فوق الأسلاك الشائكة ويفتح التجار خزائنهم للفقراء ويكبر في طرب النفوس لحن المشاركة في المشاع ومن البيوت المغلقة نوافذها منذ دهر ومن خلف الأسوار التي بناها الشيطان بيد الحانقين عن الحب تخرج العاشقات ملتحفات بستائر الصبر ليرقصن أمام الفرسان في عيد كسر القيد من جيد الحالمين وتصير الحياة نهر ماء من غناء لو يسكت الشيطان لو يبتلع كلماته في جوفه ويخرج للحظة لو يختفي السم من أنياب نطقه وتهرب من قواميس شكوكه قافلة المفردات لكانت هذه اللحظة عرساً طويلاً في زمن اللغات عند البشر يجلس شعراء الباطل عاطلين عن المدح ويجوع المنافق متشرداً ولسانه يقطر بالجفاف الأقلام التي عاثت في صحف الرماد تهلل ضد الحقيقة يتبخر حبرها ولكن لا يصير غيمة والمزيفون من كتبة التاريخ معكوسا تشل أصابعهم ولا يقوى كبيرهم حتى على نقش حرف ومن الكتب المطموسة في نهر النسيان من المخطوطات التي حفرها حكماء الدهور قبل تجرعهم للسم تخرج امرأة وعلى فمها كلمة واحدة هي الحب وتصير الحياة نهر فرح في ليل مرح لو يغمض الشيطان عينيه لو يغفو للحظة ليستريح من السعير وينسى تأجج صدره بالغل لو يحلم مرة ويرى الجنة تتسع لجميع من يحبهم الله لكانت هذه اللحظة خلوداً صافياً لبني البشر يسبح الناس شفافين في الهواء والملائكة لهم مرايا على الأرض ماء كثير وفي كل شبر نبع والعطش عدم يفتش فرسان الشك عن العيوب والعورات عن اعوجاج الفكر وعن استقامة في العناد وعن ميوعة في المشي نحو الخلاص لكنهم لا يجدون سوى بشر بسطاء يغويهم اللغز ويفتن عقولهم سؤال المسافة فيذهبون مسحورين إلى مصدر الضوء ومن الرغبات الدفينة من الأحلام التي يراها الناس وعيونهم مفتوحة يخرج طفل في يده خيط ذهبي مصدره من الشمس يركض في الأنفاق المعتمة ومعه تصير الحياة نهر نور لو يموت الشيطان لو تتساقط أقنعته من وجوه بشر كثيرين
لو ينتف النسيان ريشه وريش جناحيه ويقرصه غدر أصحابه لكانت تلك لحظة البداية لكل النهايات. الرجل الذي طوال عمره يركض في الدائرة يدوخ ويقرر أن يخرج من الزمن. المرأة التي باعت مناديلها في ساعة فقر تقفز من سطح غيمة وتطير في أفق بعيد. والصخرة التي ظلت لقرون على حافة الجرف يدفعها الهواء الخفيف فتسقط، وعين النسر ترقبها من غير حسرة. وبعيدا عن المراسي عميقا في المحيطات هناك فوق السفن التي لا تنتمي للذهاب ولا للإياب تنكسر بوصلة الوصول وتصير الحياة نهر ذكرى بلا مجرى. جئتك عاشقا وقلبي مأوى دست على ظلال الشياطين فتبخروا فقأت ماء عيونهم بسهام اسمك أنادي حبيبتي فارتجفت الدنيا وانتحر الهلاك. Grazie. Thank you. Thank you. Vito, ti tocca leggere l'Iliade. Microfono. Microfono. Yes. Perfetto. Giocando con il diavolo. La traduzione di Beppe. Se il diavolo si calmasse, se si riposasse un momento e prendesse un respiro profondo e pulito, se il fumo nero smettesse di soffiare, se l'odio nel suo cuore ardente si sciogliesse, se la sua bocca si liberasse per la prima volta con lo spettro di un sorriso, questo momento sarebbe una gioia per tutti gli esseri umani. I due belligeranti gettano le armi pesanti e si abbracciano, e la colomba della pace si posa sul filo spinato. I mercanti aprono le loro casse ai poveri, e la melodia della condivisione dei beni comuni si fa più forte nelle anime. E dalle case, le cui finestre sono state chiuse per secoli, da dietro le mura che Satana ha costruito per mano di coloro che si arrabbiano d'amore, escono gli amanti avvolti in sipari di pazienza, per ballare davanti ai cavalieri della festa, a spezzare i legami dei migliori sognatori. La vita diventa un fiume d'acqua di canto. Se Satana tacesse, se ingoiasse le sue parole nello stomaco e stesse zitto un attimo, se il veleno fosse scomparso tra i denti delle sue parole e fosse sfuggito dal dizionario dei suoi dubbi alla carovana del vocabolario, questo momento sarebbe stato un lungo matrimonio nell'era delle lingue dell'uomo. I falsi poeti se ne stanno oziosi a lodare, l'ipocrisia ha fame e non ha una casa, la lingua gronda di secchezza. Le penne che soffiavano nella cenere si rallegravano contro la verità, il loro inchiostro evaporava, ma non diventava una nuvola. I falsari degli scribi della storia sono invertiti, le loro dita sono paralizzate, i loro anziani non sono nemmeno in grado di scrivere una lettera. Dai libri cancellati nel fiume dell'oblio, dai manoscritti scavati nei saggi nei secoli, prima che prendessero il loro veleno, esce una donna, con una parola sulla bocca, che è amore. E la vita diventa un fiume di gioia, in una notte di gioia. Se il diavolo chiudesse gli occhi, se si addormentasse un momento, per riposarsi dal fuoco, dimenticando il bruciore del suo petto, se sognasse una volta e vedesse il cielo che accoglie tutti coloro che Dio ama, questo momento sarebbe stata pura eternità per l'umanità. Le persone nuotano trasparenti nell'aria e gli angeli hanno specchi, c'è abbondanza d'acqua sulla terra
e in ogni centimetro c'è una sorgente, e l'assetato non ha sete. I cavalieri del dubbio cercano colpe e colpe, pensieri distorti, integrità nella caparbietà e fluidità nel camminare verso la salvezza, ma trovano solo persone semplici che sono sedotte dal mistero, e le loro menti sono affascinate dalla questione della distanza, così vanno incantati alla fonte della luce. E dai desideri nascosti, dai sogni che le persuadono con gli occhi aperti, un bambino nella sua mano esce un filo d'oro, la sua fonte è nel sole che corre attraverso i cunicoli oscuri, e con lui la vita diventa fiume di luce. Se Satana morisse, se le sue maschere cadessero dai volti di molte persone, se l'oblio strappasse le piume delle sue ali e il tradimento dei suoi compagni lo pizzicasse, quello sarebbe il momento di inizio per tutte le finali. L'uomo per tutta la vita corre nel cerchio, stordito, decide di uscire dal tempo. La donna che ha venduto i suoi fazzoletti in un'ora di povertà salta dal tetto di una nuvola e vola verso un orizzonte lontano. La roccia, che per secoli era sul ciglio della rupe, fu spinta dall'aria leggera e cadde, e l'occhio dell'aquila la osservò senza rimpianti. Lontano dagli ormeggi, nel profondo degli oceani, laggiù, su navi che non appartengono né all'andare né al venire, la bussola di accesso è rotta e la vita diventa un fiume di memoria senza un corso. Sono venuto da te innamorato e il mio cuore è un rifugio. Ho calpestato le ombre dei demoni che sono evaporate. Ho soffiato l'acqua dei loro occhi con le frecce. Il tuo nome chiamo, amore, mio. Il mondo tremava e il destino si è suicidato. Grazie, Vito. Allora, adesso un attimo, abbiamo Matteo Cavecchini che segue un bel brano di Chopin e quindi... Ecco, adesso può leggere Ucco, mi pare che c'è Ucco, ciao, ci siamo salutati da lontano. Ucco, attivare l'audio, Ucco. Ecco. No. Eccolo qua. So it's my turn. Do you hear me? Are you ready? To hear me? Okay, let me start. Thank you very much. Yes. For making it possible for me to be with you and to sing my very, very short songs. Hey, I will sing first in
English, and then I will sing in my mother tongue. E la traduce, cosa mi dice? Attiva l'audio, Era, cosa sta dicendo? Cosa dice papà? Ciao. No, non ti sentiamo, attiva l'audio. Ecco. Ti sta ringraziando. Sì, quello l'ho capito, ma con tutte le parole. Stavo dicendo che continuerà con le due sue poesie, molte corte, e le leggerà in inglese e anche in albanese. Va bene, va bene. E poi Marcello. Ok, Marcello. Ok, va bene. Vado Marò shtë parën, do lezosh shqip dhe anglisht, pastaj do lezosh në italisht, pastaj do vazhdosh me tjetra. Do lezosh anglisht, shqip? Njërën, pastaj do lezosh në italisht, pastaj do lezosh pra. Ok. War. War is the spring of death blooming in the souls of hollow man fighting to take wife's life. Lufta. Lufta është pranvera e vdekjes që lulëzon në shpirtrat e njerëzve të zgavërt që luftohin për të marrë shpirtin jetës. Now, it's your turn in Italian. Marcello. Thank you. Stavo combattendo col microfono. La guerra. La guerra è la primavera della morte che sboccia nelle anime di uomini vuoti che combattono per togliere la vita alla vita. Thank you very much, brother. Anche la seconda devo leggere? The second one is okay. Hatred. The second? Ok, l'odio. Second one is hatred. Ce l'ho. L'odio. Non l'hai letta ancora? Sì. L'odio. No, Marcello. No, Marcello. Deve leggerlo prima in lingua. Ah, ok, scusate. Ok. Hatred. Hatred is the poison. Poisoning love, sucking innocent blood, and breastfeeding evils to set up the empire of savageness. Urrejtja. Urrejtja është helmi që helmon dashurin që thith gjakun e të pafajshmit dhe i jep gji ligësisë për të ngritur perandorin e egërsisë. Thank you very much. L'odio. L'odio è il veleno che distrugge l'amore, succhiando il sangue di innocenti, allattando i malefici per creare l'impero della crudeltà. Thank you. Allora, scusate perché mi arrivano messaggi. Grazie Ugo, grazie Marcello. E allora Ugo che insegna è stato 4 ore collegato, è stanchissimo. E allora lo facciamo anticipare che ha 2 poesie brevi. E allora Ugo attiva il microfono però.
attiva il microfono. Eccomi. Ecco, ciao Ugo. Ciao. Puoi leggere. Ingoiarono il torto. Di marziani bugiardi ce n'erano in patria, perciò da come si tenevano stretta la veglia non li chiamerò in altro modo. E diversi, immortali, le mani in pasta. Di soldati pure ce n'erano, vivi un attimo prima, o sculture, ma dopo, con tanto di orologio ai polsi, li allungò la ragione e ingoiarono il torto. Piano Schleffen. È reale come un mattone il delirio di voi sul mattone e sulla piazza d'armi, voi che chiamano a manovre di un secolo, a scortare balletti macabri da fucile. Però a vivere non sarete voi. L'aperitivo sul prato tornerà prima o poi, la pasquetta studiata su topografie regionali, quasi baffi su un piano Schleffen. Grazie Ugo. Grazie. Adesso d'altronde sono tutte abbastanza brevi. Allora, grazie mille, quindi così ora ti rilassi. Grazie. Allora adesso Fabiola Sali e legge in albanese, che è la sua lingua, e poi Marcello legge in italiano. Sempre se viene a Roma, altrimenti attiva il microfono. Attiva il microfono. E che l'hai disattivato. Attiva. Attiva, ok. Grazie. Grazie a te. Superfuci. Chili Kaltern Boulon Bangrot Andrat. Të qili syte në ndjelin pran veror. Symbulur undjeja Roman. Jam kaq pran, zhurma shurdhuese, qili nxin, ëndra thërmohen në një bombardim. Piskama e një nëne shkrumbon në shpirt e qara e një fëmije, sirena alarmi të zgjoj njerëzimin. Në të njëjtin qiell, na ngroh një diell, një superfuqi mbjell dashuri, një tjetër ferr. Ecco, Marcello, superpotere. Marcello, dove sei andato a comprare i letti? È sparito Marcello. È sempre il solito problema il microfono. Superpotere. Il cielo azzurro copre, tiene caldi i sogni per mostrare i boccioli sotto un sole primaverile. Con gli occhi chiusi sento il profumo. Sono così vicina. Rumori assordanti, il cielo scurisce, mentre i sogni si sbriciolano sotto un bombardamento. L'urlo di una madre carbonizza l'anima. Il pianto di un bambino è la sirena d'allarme per risvegliare l'umanità. Sotto lo stesso cielo ci scalda un sole, un superpotere semina l'amore, un altro inferno. Grazie. Grazie. Ci vuole l'assistente alla regia, Fabiola. Ulber ishpes, zhurma shurdhuese, tymi dhe era baruti mbysin aromën e luleve të pranverës. Qapitet mes gërmadhave i nxirr në fytyrë, sy përlotur, lebetitur nga shpirtrat mizor që arkitektojnë varreza jetësh, ëndrash. Në horizont ngrihet dielli i jetës, përmes pikave të lotit, të lotëve shfaqet ulberi shpresës. Arcobaleno della speranza.
questi assordanti fragori, il fumo e l'odore della polvere da sparo soffocano il profumo della primavera. Tra le macerie barcolla un viso annerito, spaventato a morte da spiriti crudeli che architettano i cimiteri della vita. Il sole può risorgere all'orizzonte e attraverso le lacrime potrebbe riapparire il seme della speranza. Grazie. Grazie Marcello. Grazie. Adesso mi è venuto in mente, Vito, puoi chiedere, perché non mi ricordo, può darsi di sì, perché mi è arrivato anche il complimento di Mauro Macario, che non è facile da fare complimenti veramente, una persona molto seria, che gli è piaciuto tantissimo il libro, anche mio figlio che non è abituato a farmi complimenti. Il libro è veramente bello, io ancora non ho avuto le copie, non ho preso uno da Amazon, ma Alfredo l'ha avuto il libro, l'ha preso da Amazon, c'è Amazon in Spagna, penso di sì. Sì, in Spagna sì. Alfredo. Sì, ora sì. Tomaste il libro dell'antologia da de Amazon in Spagna? Compraste la copia o tomaste no, 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 non lo pedì. Ok. Stavo molto occupato in lo prossimo dia che già deje di stare con tante attività. Che si è occupato. Tra le cene di pranzo hanno occupato. Va bene, Alfredo. Allora, le tue due poesie che legge poi Vito, che ha anche tradotto. Ninguna bomba. Bene. Ninguna bomba habla mi idioma. Me estremece la explosión de la locura de unos y otros, implacables en su afán de conquista, reconquista o castigo. Salvajes los unos, salvajes los otros. Llámense ataques o respuestas, bombardeos a traición o radiaciones de largos colmillos. Hablo de los desquiciados de ambos lados, de aquellos que expusieron a los indefensos. Reprobación eterna se merecen unos y otros. Nessuna bomba parla la mia lingua. Mi fa rabbrividire l'esplosione di follia degli uni e degli altri, implacabili nelle ansie di conquista, riconquista o castigo. Selvaggi gli uni, selvaggi gli altri. Si chiamino attacchi o risposte, bombardamenti a sorpresa o radiazioni dalle lunghe zanne. Parlo degli squilibrati da ambo i lati, di coloro che hanno esposto gli indifesi. Riprovazione eterna, questo meritano gli uni e gli altri. Il secondo poema. Sed. Sed de paz, de perdón, pues no sacian las contiendas, los cancerberos persiguiéndote con sus fuetes, el ojo por ojo esgrimido para continuar. Difícil dejar de embestir antes de separar los labios para sorber agua del remanso. Pero estás sediento y procuras un íntimo sosiego que en sí mismo es casi nada, pero se adensa en ti y te sacia, hidratándote para siempre. Sete, sete di pace, di perdono, già non saziano più le contese. I cerberi che ti inseguono con le loro fruste, l'occhio per occhio bramato per poter continuare. Difficile smettere di speronare
prima di separare le labbra per sorbire acqua di risulta. Però sei assetato e cerchi un'intima quiete che di per sé è quasi nulla, ma in te si addensa e ti soddisfa, idratandoti per sempre. Grazie. Quanto è bello lo spagnolo, senza togliere niente alle altre lingue, però forse perché l'ho studiato un po'. Allora, adesso viene Roberta. Roberta, ti faccio il biglietto per venire? Te lo dico nei prossimi giorni. Va bene. Perché poi... grazie per l'invito, mi farebbe piacere. Anche perché io non vedo Roma da un bel po'. Vito, anche tu sei invitato. Noi siamo in periferia, però sarà una festa bellissima. Ci saranno, lo dico anche a voi, per chi vuol venire, ci sarà Marcos Vinicius, che è veramente considerato il più grande chitarrista del mondo, e ci sarà anche Nicola Lesini, che ormai molti di voi conoscono, che è anche un grande sassofonista. Questo mese scorso gli ho portato fortuna, che dopo tante chiusure, il mese scorso 3 volte è stato con diversi gruppi al Parco della Musica. E, insomma, ho il piacere di avere dei grandi musicisti. Oggi poi Matteo Cavecchini ha trasformato la mia musica, l'ha suonata lui, ed è veramente tutta un'altra cosa, mi ha fatto molto piacere. Mi porterò anche lui in Sardegna, Nora. Ci sarà anche Matteo, ancora non lo sa, è una sorpresa. Io faccio sorprese, voglio riservarmi tutto l'ultimo pezzetto di Vita per le sorprese. Vita, te l'ho detto che sei invitato, quindi puoi dire l'altro. Io devo esserci. Tanto quello è un po'. Guarda, sarei venuto anche se non mi avessi invitato. Quello lo so, infatti già ci pensavo. Andiamo alle cose serie. Allora, Roberta, che seguo molto, sto cercando di capire quello che fa, ma insomma si occupa di libri, di queste nuove invenzioni, anche di libri online, fa recensioni, un casino. Però come tante altre donne ogni tanto si lamenta. Quello sempre. Va bene, allora, almeno sono schietta. Ma si lamenta poco, perché subito dopo gli arriva l'entusiasmo, e questa è una cosa abbastanza bella. Bisogna essere così, forse sdoppiarsi. Allora, Roberta, non ho più una bandiera, già così giovane, io l'ho persa tanto tempo fa. Non ho più una bandiera, non ho più una bandiera, solo un grumo di colori che spargo sul mio corpo aspettando che si alzi il vento ad asciugare i miei pensieri, pigmenti rappresi che disegnano nuove geografie, prive di bussole e confini, con dita che cercano la pelle e il primo abbraccio nel sole. Ecco la seconda, molto breve. Electric Peace. Perdo ancora megabyte tra i battiti tribali del bongo che suonavo nelle notti d'estate, mentre ballavamo in spiaggia, pelle d'ebano e di neve, ricci che sapevano di incenso e delle raccolte in campagna dove la pioggia ci univa sotto i rami. Je t'adore, ma petit, mi dicesti, dalla Costa d'Avorio non era tutto. Dopo la fuga dalla guerra te ne saresti andato via ancora, lasciandomi la tua Electric Peace, come ultimo monito il megabyte, che di notte intreccia la tua voce, nell'ultimo megabit pulsante, vita, speranza, sale, azzurro e infinito. Grazie Roberta. Grazie a voi, thank you. Allora, una bella notizia anche per Era, che la comunico, uscirà a fine luglio il libro che lei ha tradotto, e anche lei è destinata a diventare la più grande traduttrice fra l'albanese e l'italiano, mentre il padre credo che abbia tradotto tutto quello che c'era da tradurre in inglese, e ha tradotto i maggiori autori dell'Ottocento, del Novecento, di lingua inglese, li ha tradotti in albanese, li ha fatti conoscere. Era, mi pare che tu sei molto vicina per certi versi a Roberta, perché mi pare che anche tu hai tradotto Alice, vero? Non mi sbaglio. Apri il mio. Sì, è il mio primo libro. Il tuo primo libro. L'ho tradotto, sì. Ma Roberta è fissata con Alice, perché credo che okay.
Mi fa piacere. Vado ogni giorno. Allora, le tue poesie in albanese, che poi legge Marcello. Sì, anche le mie breve, come papà. Zhurma tingujsh. Zhurma, britma, të shtëna, të qara fëmijësh, grash, burrash. Hapa të vegjël, hapa të mdhej, hapa të lehtë, hapa të rënd, tokën, tronditin. Dëgjon kudo, jashtë dhe brenda nesh. Marcello. Ma io, eccomi, mi sentite, no? Sì, sì. Senza scopo. Vaghi dentro te. L'altra. L'altra. Ma io le inverto sempre. Rumori sonori. I rumori, le urla, gli spari, il pianto dei bambini, delle donne, degli uomini, i piccoli passi, i grandi passi, i passi leggeri, i passi pesanti, scuotono la terra e dovunque si sentono, fuori e dentro di noi. Era? Grazie. E qui sta la postazione, inutile che abbracci papà. Sì. No, lì è mia sorella. Ah, sorella? Sì, sta lavorando con papà. Bene, allora la seconda, quella sì. Che... Ciao, come state? Bene. Ciao, bene. Ti mando un grande saluto da qua. Grazie. Buon lavoro. Marcello, dico, anche lei può venire, eh? No, perché no. Ok. Kuturu. Kuturu endesh brenda vetes, pamarimisht endesh. Derisa fuqit të shterojnë, dhe me frym nuk mushesh më. Ender se mendon se ishmangesh, se ishmangesh së pashmangshmes, por haron se ajo së cilës ishmangesh, fle brënda teje dhe as ti, as un, as kush mbi dhe, asaj nuk i fshihet dot. Marcello. Senza scopo. Vaghi dentro te stesso senza scopo, vaghi all'infinito, fino a quando le tue forze si esauriscono e non riesci a prendere abbastanza fiato. Vaghi perché pensi di poter evitare l'inevitabile, che puoi garantire la tua sicurezza, ma ti dimentichi che quello che tu cerchi di evitare dorme dentro di te e né tu né io, nessuno può nascondersi da questo. Marcello, grazie. Grazie Marcello, grazie. È un piacere. Marcello, mi ricordi Anita Ekbe, quando chiamava Mastro Ianni. Hai presente Marcello? Grazie Marcello. Nora, la tua connessione, perché certo tu sei in Sardegna sai che non siamo connessi perfettamente, da una regione all'altra ci vogliono un sacco di soldi, capito? Devo avere problemi di connessione, mi sentite voi? Sì, ti sentiamo perfettamente. Perché io ogni tanto vi sento a scatti, mi saltano pezzi di discorso. Perché
La registrazione in genere viene abbastanza bene, anche se stiamo con tutti quei microfoni aperti. Allora, ti ricordi il 23 e 24 agosto non prendere impegni? No, no, è ad agosto, va poi, benissimo. Poi se vuoi venire a Roma, ho detto anche a Roberta, c'ha una casa grande e io ho un divano piccolo, però Marcella ha una casa grande con molte stanze, sembra quasi un B&B. E poi c'è della buona musica. Allora, Nora, grazie. Prova il microfono. Non è che... mi sarei adattata in qualsiasi situazione. Vabbè. Ma in una qualche maniera saremmo comunque insieme con lo spirito, quello sempre. Però nonostante l'impossibilità a giugno, ti ringrazio tantissimo comunque per l'invito e ti aspetto in Sardegna. Speriamo che non faccia troppo caldo in quel periodo, ma no. Ad agosto non c'è problema. Siamo all'aperto, siamo a Iglesias. Ah, perfetto, non è neanche così fuori mano, va benissimo. No, infatti l'ho fatto apposta, è tutto organizzato apposta, lo scoprirai. Allora, le tue due poesie che concludono. Hai provato senza cuore di una bandiera, ho perso coscienza del bene e del male, illusorie certezze accese da persuasivi ideali. Trascinato da un amor di patria, presentatomi quasi come un mezzo di realizzazione, come un'espressione superiore. Che specchio per le allodole abbaglia il volto del vero nemico. Così gli uomini diventano numeri e obiettivi, agendo convinti di pensare, pedine inconsapevoli di subdole meccaniche e spregevoli interessi. Nei silenzi della guardia affioravano boati di domande ad assordarmi più del bove. Che disturbo c'è. E allora mi dicevo: sei fottuto, soldato. La guerra ti ha fottuto. La strada per la pace non è quella che ti hanno raccontato. Questa è la prima. La seconda: inferno in terra, Kabul. Scoppiano bombe. Scoppiano cuori accalcati in un fosso, visi impietriti dal terrore profondo, acque di scolo si tingono di rosso. Vita che sfugge senza senso strappata, chiudi i tuoi occhi, bambini di fata. Kalashnikov e mitra su folle innocenti, sibilano morte, metallici serpenti. Si chiedono le genti dove Dio sia finito. Mi chiedo io quanto l'uomo abbia tradito. Si chiedono le genti dove Dio sia finito. Dove è finito nell'uomo l'amore? Grazie. Grazie, sì, qualche disturbo ce l'ha, però le altre volte no, questa volta sì. Allora abbiamo finito, nei prossimi giorni riceverete la mail per un prossimo incontro che avverrà a giugno, che di solito a giugno c'è la notte della poesia. Io ogni anno faccio la poesia nella notte, cioè quello che normalmente si scrive di notte, quindi il tema è assolutamente libero. Al solito due poesie, possibilmente, diciamo, Vito, diciamo a Tendo e ad Al, che non siano chilometriche, perché saremo in parecchio, faremo un incontro solo con una trentina di autori. Per il resto, appunto, questa registrazione che concluderà adesso Matteo Cavecchine con un brano, la diffonderò il 16, il prossimo lunedì 16. Vi abbraccio e vi ringrazio per la grande pazienza che avete avuto
Thank you very much. Ecco. Sì. Thank you. Grazie. Grazie Peppe. Grazie. Grazie. Poesie d'amore adesso, va bene? Sì. Se Vito, sei scomparso? Sì. No, ci sono. E per Ivan. Sì. Tendo. Yeah. Tendo Ivan Adel. In June. Thank you. In June we will have a new meeting. You can send other two poems with a free theme, free argument. And it will be two poems. It will be poems on the night. Poems on the night. This will be the title of the meeting. So when you, of course, we will send the email just to remember. Yeah. But if you want, you can prepare two poems for everyone. And if possible, not so long poem. Okay. That's good. Yeah. We will be about 30 poets. So we have to read two poems for each one in two languages. So probably it will be a very long meeting. Big meeting. Vito, per concludere, potresti dire alle signore, soprattutto là a Ucu, perché siamo molto amici, visto che io il prossimo anno faccio il compleanno, non posso sperare di avere una trentenne, però se mi manda le due trentenni che fanno 60 anni, ci posso anche essere, insomma, non so come si può tradurre questa cosa, ma comunque se li prendo tutte e due, mi sentirei a posto con la coscienza. Io lo farei tradurre a Era, perché algebra dell'amore. Dare alla grande, traducilo in inglese, dai. Papà, mi dai per me. Sei sicuro? Mi assumo tutte le responsabilità. Ecco, lo puoi tradurre a papà, così lo capisce anche Tendo, che è anche lui. Beppe wants as a present two 30-year-old girls, so not real. Let's see. In embarrassment regarding his age. So 230, it will be like 60. E giù, vedi, Adel, da buon arabo, appoggia tranquillamente. Va bene, ragazzi, con questa nota di allegria vi abbraccio parecchio e ci vediamo presto. Chi vuole venire, venga sempre. Ok? Al divano. Un abbraccio, Peppe. Ciao. Grazie, ciao. Bye, thank you. Thank you, everybody. Grazie. A freddo no, perché mangia troppo. Bye. Guarda che bel sorriso che c'ha Roberta pure, dai. Adios. Adios. Adios, amigos. Bambino, quando sei triste, mandami un sorriso.